Ciao ragazzi, oggi vi lascio il video della partita di Sight con l'espansione The Wing Gambit. Faccio tipo un movimento, porto questo tizio qua e sposto tipo questa qua. Vai. Vado a fare un movimento anch'io. Sposto questo qui. Questo qua. Faccio questo qua. E poi lo faccio su quei due lì, quindi questo qui va qua, giusto? Sì. E lì ci va la lavatura. Esatto. Ok, produrrò anch'io e produco due e poi faccio un movimento, sposto questo qua e questo qua. Io vado a fare con il marcio, pago una moneta, vado a prendere un petrolio e un legno. In più col petrolio pago tre risorse e vado a fare la prima miglioria. Che va lì. Vado a fare un movimento, muovo questi due qua, questo qua. Ok, questo movimento, okay. Allora ne sposto uno solo, lo metto qua e questo lo porto qua. Ok, questo qua. Devo scegliere tra guida con la tua lanterna nella nebbia il Mac e guadagnare due di petrolio e un punto popolarità. Paga l'uomo arenato per il suo Mac, quindi paga 4 per schierare un Mac, o urla stranezze al Mac per farlo avvicinare e rubarlo. Paga 2 punti popolarità per guadagnare 2 soldi e 2 risorse qualsiasi. Andrò per la prima, che guadagno 2 petrolio e 1 di popolarità, e l'ultima che paga 2 punti popolarità per guadagnare 2 e 2. Okay. Per un unico petrolio. Prima lo aggiungo, poi ne tolgo 2, quindi vado qua. Okay. Prendo 1 di petrolio e sì, prendo 5. E poi qua. Sempre di questo qua e metto giù il Mac. Okay. Vai, lo metto qua, poi mi sposterò. Anzi no, qua si può mettere di no. Ok, allora sì, ce lo metto qua. E vado a produrla. Ok. Vai. Allora, boh, proviamo il lavoro qua, apro una mattina, prendo però 2 punti potere e faccio quello sotto che è una miglioria. Sensazione che mi serviva questo invece. Lo metto qua. Io vado al commerciale, quindi pago la moneta, prendo 2 di legno e basta. Che vado in produzione, pago il mio punto potere e produco questi due qua, quindi calo un altro da qua e prendo altri due soldi. Ok, allora sì, molto cuore. Vado a muovere. Torna a casa sano e salvo. Riporta il tuo personaggio nella tua base principale per guadagnare 3 dollari e un punto popolarità.
Offri un banchetto alla tua famiglia, paga 3 dollari o 2 di cibo per guadagnare 4 di popolarità. Rinuncia a tutti i legami con la tua famiglia, scegli una base principale di una fazione nativa come tua nuova base principale, posiziona lì il tuo personaggio. Torno a casa sano e salvo, quindi guadagno 3 dollari e un punto di popolarità. Okay. Offro un banchetto alla mia famiglia, quindi pago 3 dollari per guadagnare 4 di popolarità. In più faccio una cagata, no, faccio 4 e pago 3 di legno per mettere la miniera. Ok. Guadagno 2 minuti. Vediamo se le lasci lì. Sì, perché adesso sposto indietro uno di quelli, però sono due così, giusto? Con quello lì sei due. Ok. E però ne avrei un altro, non so che cazzo fare. Sposto lui da questa parte. Ah no, può andare direttamente qua, ok. Va bene. Vabbè che sono di palo. Prendo velocità e elettronomia, essere qua si può. Ok. Io faccio punto forza. Ok. Produrre tutti i miei lavoratori. Ok. Guadagno la prima stella. Ah, ok. Facciamo così, fare una maniera e prendo 2 punti di potere. Ti muovo. Più di gira ora lo metto qua. Posso andare giusto? Pago la moneta, ottengo 2 punti potere, pago il metallo e ottengo la vita. Che per te? Ottengo 2 monete. Sì. Arrivare nella muovo qua, sono seduto dietro e carico questi e faccio il giro così e li piazzo qua e con il terzo movimento vado qui con questo e attivo l'incontro. Ok. Allora la prima la farei solo così perché è bella. Fai una foto per i soldati fin troppo entusiasti. Bello. E guadagni 2 di metallo e un punto popolarità. Paghi un mercenario per unirsi al tuo gruppo. Vabbè. Paga 3 per arruolare una recluta. Affina la mira su bersagli inconsapevole. Paga 2 di popolarità per guadagnare 4 di metallo. È bruttissima. È bruttissima. Casa. È bruttissima. No, penso che farò le prime 2. Fai una foto ai soldati fin troppo esausti, guadagna 2 di entusiasti, pardon, e guadagna 2 di metallo e 1 di popolarità. E poi pago 3 per arruolare una recluta. Penso che vada per questo. Questa moneta una qualsiasi montagna che controlli un turno la tua scelta. Lo metto qua. Muovi.
solo identico al vero, però. Questo qua, è giusto quello che c'è scritto. Il controllo non è per quale foresta alla fine del tutto pronto. Ah, ecco. Allora, il problema è qua, ha una moneta e prendo due di cibo. Poi eseguo l'azione di sotto utilizzando questa, che cioè ho un altro di questi monicini. E ottengo un po' di popolarità. E vado a provare. Quindi, mi toglie un punto di popolarità. Sì. La moneta. Faccio 3, allora sposto anche questo qua. Vado? Sì, vai. Pago 1, prendo il metallo. E tutto prendo, pago 3 di petrolio per fare una miglioria. Questo. Fatto la miglioria, te non ce l'ho a posto. Okay. Soldino, no, probabilità che però torna a guadagnare. Ah, beh, no, perché deve essere la fai qualche. Se lo faccio, prendo uno di cibo, allora qua, giusto. E di questo qua. Pago 1, ottengo 2 di supporto, pago 2 di metallo e schiero. Guadagno uno di questi e tu guadagni una moneta. Mi sposto di qua, pago la moneta, prendo due di cibo e consumo insieme a questo per arrivare per altre due monete. Prendo due punti potere. Da fare 9. 1, 2. Allora, da fare un movimento. Prendo questa di qua. Questo di qua e questo lavoratore qua. Vado a produrre, produco due di cibo, due di metallo, movimento non c'è bisogno niente da me, figurati tu, amico. Una fagata. Questo qua e questo qua.
sciogliere. E fai la migliore? Sì, già fatto. Ah, hai già fatto, ok. Lo faccio con merce, una manettina, prendo il cibo e mi sembra questa, metto subito il lavoramento. E prendo una, e la stellina. E la stellina, che la apro un po' qua. Nel 3 di supporto, ripagando un taglio, schierare navigatore, vediamo. Navigatore cosa fa? Che non c'è. Muovi sui e dai laghi e ritirati sui laghi adiacenti. Se non vai in produzione, quindi tolgo questo qua. Trovo quello in un momento e faccio due di petrolio qua e due di metallo qua. Muovo. Condividi buone notizie con un vecchio amico, guadagna un cibo, un legno e un petrolio. Addestra un lavoratore entusiasta nell'uso del tuo fucile. Se non hai una stella lavoratore, rimetti un lavoratore nella tua plancia per guadagnare un arruolamento. Paga 2 di popolarità per fare un altro turno immediatamente dopo il turno corrente. Allora guadagna un cibo, un legno e un petrolio sicuramente. Ok. Di 2 di popolarità per fare un altro turno. Ah, ok, quindi finisco il mio turno facendo tra di legno e vado a produrre. Ti sta sul cazzo il mulino? No, il mulino mi sta sul cazzo, però non è questo. Molto bene. A questo punto qui pago una moneta. Prendo 3 di questi, pago un metallo per schierare un altro Mac. Completo così i Mac utilizzati. E te guadagni un momento. Faccio un movimento. Un punto di questi e pagando 2 di petrolio, pagando 2 di petrolio vado a fare un'altra miglioria.
Ti schietta mentre aspetti che le anatre attraversino la strada. Guadagna $2 in punti popolarità. Questo lo faccio. Mi metti in punti popolarità per favore. Paga la ragazza per le sue anatre da compagnia, come le chiami tu, o cena. Oh cacchio. Paga $2 e guadagna 4 di cibo. Dai le anatre in pasto al tuo animale e reclama per te questa fattoria. Paga 2 punti popolarità per costruire una struttura. Pago $2 e poi guadagno 4 di cibo. Questo è cosa dentro. Morto un lavoratore. Combattimento. Okay. Ok. Quanto hai messo? Io ho messo 7 più 5. Ah, 7 più 5, però. Pagato 5. Ok, guardia, ti guadagno una stella, questo è il combattimento, ti torni qua. Ok, allora faccio questa qua, trovo questa qua, tanto mi serve, e questa è una moneta, e produco. Scusami, prendo 2 di petrolio, vado a fare la miglioria, ok? Che metto qua. Tu prendi un punto questo. Ok. Facciamo un momento. Facciamo uno. Pensavo potesse attaccare. 1, 2. Un po' di legno per costruire una struttura, facciamo un movimento. Sta guardando qualcosa, secondo me. Cosa hai fatto? Costruzione. Questo è un po' di una popolarità. Allora, io vado qua, prendo 3 di potere, pago una moneta, poi pago 2 di petrolio e prendo una miglioria, facciamo questa, e la mettiamo qua, e guadagno un altro punto, giusto? Io faccio, pago una moneta per guadagnare 2 punti di popolarità. Metto un movimento, due, ok, quindi uno, boh, facciamo questo, e tre questo conto, vediamo un altro conto. Allora, questo qua, andrà via con questo qui, ok. Salva i superstiti dalla dreadnought precipitata, guadagna un lavoratore e una popolarità. Ok, accendi un fiammifero troppo vicino ai serbatoi del carburante. Male! Paga 1 per posizionare un metallo su questo territorio, su ciascun territorio adiacente a questo territorio. Va bene. Prenditi il merito del delitto per instillare paura nella gente del posto. Paga una popolarità per guadagnare 3 potere. Poi se hai più potere di tutti gli avversari guadagni 2 risorse qua c'è. Quindi... pago 1 per posizionare il metallo su quel territorio.
Per guadagnare 3 potere e se ho più potere di avversario guadagno 2 risorse. Ci sono. Prendo 2 di legno allora. Offri qualche consiglio per aggiustare una carrucola rotta in una miniera in disuso. Guadagna $2 e un punto popolarità. E questo si fa. E questo si fa. Un popolarità. Sì. Contratta qualche minerale a basso prezzo. Paga $2 per guadagnare 4 di metallo. Rompi la carrucola senza esitazioni. Paga 2 punti popolarità per costruire una struttura. Pago 2 punti per costruire una struttura. Quindi qua ti devo togliere due. Sì, non metti questo là per favore. Cos'è questo? Vado qua. Per metà di potere e uso il petrolio per fare la miglioria. Cosa ho messo altro? E adesso l'unico posto che è rimasto è questo qui. Faccio anche poco fatica a scegliere stavolta. Io vado a pagare un punto di questi, un punto di questi, però produco. Allora, produco 2 di petrolio, che non basta, che non basta. 2 di legno, qua, che non basta. E poi pago 3 di cibo per andarlo ad arruolare, quindi guadagno 2 monete, che non so cosa guadagni, ma cosa guadagni. Che cosa hai in produzione? Arruolamento di questo. Allora prendo 2 punti popolarità. Questo di qua, in produzione, perdo un punto, una moneta, e una di questi, due, due monete in fondo, si costruisco, mi aggiunge un punto popolarità, sì. Pago questi due. Punto qua. Ok, prendiamo una moneta qua. E guadagno uno di popolarità. Pago questo per guadagnare 2 punti popolarità. Sicuramente devo fare un movimento, e questa è una cosa che abbiamo tutti capito. Tipo 1,
Classifica i documenti per tenere insieme la famiglia, guadagna 2 e un punto popolarità, consegna i documenti di coscrizione e il pagamento, paga 3 per arruolare una recluta, cioè, usa le maniere forti con la famiglia, prenditi la loro fattoria, paga 2 popolarità per guadagnare un lavoratore e 3 cibo. Molti non ti danno direi che posso farne solo una praticamente. Faccio la prima, falsifica, guadagna 2 un punto popolarità, gli altri hanno tutti i ricompensi che non servono. Allora ci hai detto un punto popolarità di rimanere. Ok. Fatto tutto? Sì, carta un po' inutile, peccato. Speravo di meno, ma questo lo devo tenere io. Allora fare movimento. Ah, ho una sola scelta, mi piace. Pensa a un piano con le truppe nella foresta, guadagna una carta combattimento e guadagna un punto popolarità. Toglie le truppe dei pesi morti, paga $2 per guadagnare 3 risorse qualsiasi. Inganna i soldati e ruba il loro mech, paga 3 punti popolarità per schienare un mech. Dico l'ultima, penso proprio di no. Faccio la prima, guadagno una carta combattimento e guadagno un punto popolarità. Ci sta. Sei. Ah, ok. Anche qua non mi rimane 4. Tre. Non li due, ok. Esatto. Esatto. E in teoria, fatto. Ma anche qua c'è una nome che dice possiedermi una miglioria, non è che una struttura, una recluta e una risorsa per tipo alla fine del tuo turno. Te li ce li ho? Sì. Ok. Comincio la testa. Ok. Allora, questa si conta. Dove non posso muovere. Gli faccio questo. Conviene? Sì, certo. Mi aggiungi due.